Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news tangenti. Renzi all'ANM da Sabelli, parole tristi e false. Bufera su lupi, le opposizioni chiedono le dimissioni. Israele, urne aperte, 6 milioni di elettori al voto. E polemica tra Matteo Renzi e magistrati nel day after della nuova inchiesta sulle tangenti e sulle grandi opere della Procura di Firenze. Il presidente dell'ANM, Rodolfo Sabelli, parla di un paese in cui i magistrati sono schiaffeggiati e i corrotti accarezzati. Replica il premier, frase ingiusta e triste che fa male. Lo scandalo delle tangenti che ha portato ieri all'arresto di Incalza scatena la bufera sul governo. Le opposizioni chiedono le dimissioni del ministro Lupi per il legame con il super dirigente, ma Lupi respinge ogni addebito. SEL presenterà una mozione di sfiducia, Grillo chiede che il ministro lasci e restituisca i quattrini. E Salvini, troppe ombre, se le indagini dicono il vero, Lupi e Alfano lascino. Urne aperte in Israele, dove quasi 6 milioni di elettori sono chiamati a scegliere i 120 membri della Knesset. Le operazioni di voto saranno completate alle 21 in Italia, quando saranno diffusi gli exit poll. Affluenza al 13.7 alle 10. Il paese è chiamato a decidere se, dopo 6 anni, l'era del premier Netanyahu sia arrivata alla capolinea. A guidare la sfida al premier uscente del Likud è il blocco dell'opposizione di centro-sinistra, guidato dal laburista Isaac Herzog, è dato per favorito. Non si accenna ad attenuarsi lo scontro tra la leader della CGIL Susanna Camusso e il segretario della FIOM Maurizio Landini. Al centro del duello quella coalizione sociale lanciata da Landini e contestata dalla Camusso. La CGIL si attivi per la coalizione, dice Landini. Replica Camusso, il sindacato non può essere confuso con i movimenti politici. Continua l'ondata di maltempo sul nostro paese che sta portando violenti rovesci, specie sul Piemonte, nubifragi in Sicilia e neve a 900 metri sulle Alpi. Domani comunque dovrebbe tornare a splendere il sole sul nostro paese, ma solo fino a venerdì. Una nuova perturbazione è attesa nel weekend. Flavia Pennetta si è qualificata per gli ottavi di finale del torneo WTA di Indian Wells, battendo al terzo turno l'australiana Stosur. Il prossimo ostacolo per la Pennetta sarà la Russia Sharapova, numero 2 del mondo del seeding. Si è invece fermata al terzo turno Sara Errani, sconfitta dalla tedesca Lisicki.